Seconda giornata del girone di ritorno e prima del 2023 per il girone C del campionato di Serie C che ha regalato qualche sorpresa. Certamente la conferma è la corsa solitaria del Catanzaro che continua a macinare vittorie continuando la corsa intrapresa nel 2022 con i calabresi, unica squadra imbattuta tra i campionati professionistici italiani. La squadra di Mister Vivarini ha battuto 1-0 il Taranto grazie al rigore realizzato dagli ML al quinto minuto del primo tempo che ha scatenato non poche polemiche tra le file degli ionici. Stesso discorso per il Crotone che ha battuto 2-1 il Monopoli in una gara combattuta fino all'ultimo minuto con i pugliesi vicinissimi a trovare il pareggio. La gara la sbloccano i pitagorici con il gol realizzato da Vitale nel secondo tempo. Dopo pochi minuti Chirico firma la rete 2-0 condannando il Monopoli che tenta la reazione e trova il gol al minuto 80 con Starita. Al terzo posto continua a esserci il Pescara che non sta vivendo un buon momento. Tra le mura di casa i Delfini si portano in vantaggio per 2-0 grazie ai gol realizzati da Cancellotti e Mora. I laziali non si perdono d'animo e la squadra di Mister Di Donato accorcia le distanze con Margiotto al minuto 72. Il Latina si sente galvanizzato e dopo 5 minuti trova il gol del definitivo 2-2 con Sannipoli. Pari anche per la Juve Stabia che pareggia con la Turris. I corallini, che hanno cambiato guida tecnica affidando la panchina a Fontana, passano in vantaggio con il gran gol di Maniero al minuto 48. Un gol che regala una gioia passeggera perché dopo 3 minuti Caldore firma il gol del pari per gli stabiesi. Scendendo ancora con la classifica, al quinto posto troviamo l'audace Cerignola che ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Giuliano, allungando a 3 la striscia dei risultati positivi con 2 vittorie e un pareggio. Avviene tutto nei minuti finali, con il vantaggio firmato dai pugliesi con D'Ausilio al minuto 84. Il Giuliano non ci sta e al 96esimo in pieno recupero trova con Sorrentino il gol del definitivo 1-1. Gara frizzante tra Foggia e Picerno con i lucani che si aggiudicano i 3 punti nei minuti finali della gara. I pugliesi si portano subito in vantaggio con la rete di Garattoni al 6° minuto del primo tempo. I lucani in un ottimo momento di forma trovano il pareggio con D'Angelo sempre nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo Gunseglia al 69esimo firma il 2-1 che sembra condannare i lucani ma la reazione è pronta e non si fa attendere. Guerra al minuto 73 firma il gol del 2-2. A 2 minuti dalla fine c'è Carelli innesca Golfo che da 2 passi non sbaglia e firma il gol del 2-3. Guardando la zona bassa della classifica, il Messina trova una vittoria importantissima, battendo 2-1 la Virtus Francavilla. Il vantaggio per i siciliani lo firma Balde nel primo tempo. Nella ripresa, i pugliesi trovano il pareggio con Paterno al 58esimo. Il Messina insiste, complice anche l'uomo in più, data l'espulsione di Minelli, Fofana trova il gol vittoria al minuto 82. Pari tra Viterbese e Fidelissandria che si dividono il punto con la gara che si conclude sul punteggio di 1-1. Accade tutto nel primo tempo, con i laziali che passano in vantaggio al minuto 15 con Dalmazzi. Dopo 10 minuti il gol del pari lo firma Polidori al 25esimo. Pari a rete inviolata tra Monterosi e Potenza.